Per spiegare come funziona un contatore binario, diamo prima un'occhiata al comportamento del singolo elemento del contatore, il flip-flop JK. Vediamo nella figura che si tratta di un JK con il clock attivo sul fronte di discesa. Abbiamo un generatore che genera il segnale di clock. Vediamo il collegamento con il clock. J e K sono entrambe messe a livello alto, ai 5 volt del livello della famiglia TTL. Vediamo che la forma d'onda generata dal generatore è un'onda quadra, qua indicata in giallo. Quindi il segnale in ingresso al clock è quest'onda quadra. In corrispondenza, l'uscita in verde sarà un'onda quadra. Vediamo che è diversa, la frequenza sicuramente è minore. Questo accade perché, ricordando il funzionamento del flip-flop JK, quando entrambi gli ingressi sono posti a 1, il JK funziona in modalità toggle, cioè ad ogni impulso di clock l'uscita commuta. Quindi se il flip-flop si trova in stato di set va in reset e viceversa, se è in stato di reset ad ogni impulso di clock va in stato di set. Vediamo che la frequenza dell'uscita è esattamente la metà di quella di ingresso. Questo succede, si capisce bene guardando queste linee tratteggiate in grigio. Questo succede perché la commutazione dell'uscita si ha ad ogni fronte di discesa del clock e quindi la frequenza dell'uscita sarà la metà della frequenza dell'ingresso, la frequenza del clock. Per questo motivo la singola cella collegata in questo modo, il singolo flip-flop in modalità toggle, può essere chiamato anche divisore per due. Vediamo cosa succede adesso se colleghiamo un ulteriore flip flop. Guardiamo il collegamento. L'uscita del primo flip flop diventa il clock del secondo. Quindi già abbiamo visto che cosa? Che Q, la linea in verde, che era un'onda quadra di frequenza metà di quella del clock. A questo punto diventa il clock del flip-flop in cascata, la cui uscita Q con 1 in rosso naturalmente sarà ancora una volta a frequenza dimezzata rispetto alla verde e quindi diventa un quarto della frequenza del generatore. Vediamo in verde, linea tratteggiata verde, la corrispondenza dei fronti di Q con 1 in corrispondenza al fronte di discesa di Q con 0. A questo punto, se noi mettiamo ancora un altro flip-flop, il terzo, la cui uscita chiameremo Q con 2, vediamo ancora una volta che si genera una forma d'onda, un'onda quadra in uscita, la cui frequenza è ancora una volta dimezzata rispetto alla sua frequenza di clock, e quindi in corrispondenza di questi fronti d'onda, in corrispondenza del fronte di discesa di Q con 1, vediamo i fronti di salita e di discesa di Q con 2. A questo punto possiamo renderci conto esattamente del perché viene chiamato contatore. In questa figura sono stati evidenziati per ogni intervallo tra un impulso di clock e l'altro, i valori logici corrispondenti ai valori di tensione. Quindi in verde, ricordiamoci, abbiamo l'uscita del primo flip-flop, in rosso l'uscita del secondo, eccetera. Quindi questo a livello basso scriviamo 0, in questo intervallo Q con 0 e a livello alto scriviamo 1. A questo punto ci rendiamo immediatamente conto del fatto che se leggiamo questi valori come un numero, come le cifre di un numero binario Q con 2, Q con 1, Q con 0,
Anzi, nel primo intervallo, prima ancora del primo impulso di clock, leggiamo 000, cioè 0. Al secondo, dopo il primo impulso di clock, leggiamo 001, che in binario fa 1. Al terzo, dopo il secondo impulso di clock, quindi nel terzo intervallo temporale che stiamo considerando, leggiamo 010 e quindi 2 e così via. Quindi ci stiamo accorgendo di che cosa? Che un contatore binario realizzato con 3 bit, ovvero 3 flip-flop, realizza una sequenza di conteggio. Questa sequenza di conteggio ha un suo massimo al numero 7, dopodiché, che corrisponde all'111, al successivo impulso di clock, tutti e tre i flip-flop commutano contemporaneamente, portandosi nuovamente a 0, e il conteggio riprende da capo esattamente con la stessa sequenza.